Con una centrale a biomasse, quali prospettive si aprirebbero per Licata? Le prospettive non sono male, guardando i numeri, il tempo di ritorno economico di un investimento nel giro dell'ordine di qualche anno, 3-4 anni, perché gli incentivi in questo momento, specie per la tariffa omnicomprensiva per impianti, non di eccessive grandi dimensioni, ma impianti intorno al megawatt, che possono prendere appunto la tariffa omnicomprensiva, e valorizzando la biomassa di scarto che c'è in queste zone, in molte zone nostre siciliane. E per esempio voi coltivate, avete scarti di serra alla fine della raccolta, la parte secca da poter utilizzare, più ramaglie, ulivi, potature, viti, tralci, e ci sarebbe sicuramente la possibilità di mettere su un'azienda di tipo agricolo collegata al settore agricolo, che prendendo la semplice tariffa onnicomprensiva e, se possibile, sfruttando anche il calore con la produzione attraverso la biomassa di energia elettrica con turbine che adesso sono dell'ordine di qualche milione di euro, ma con ritorni economici superiori sicuramente al milione di euro per l'investimento, permettono di mettere su un'attività che in questo momento di crisi è una cosa importante. Per dare un numero, una centrale intorno al megawatt, quindi 1000 kilowatt di potenza elettrica, vendendo soltanto la sola energia elettrica prodotta in un anno, recupera quasi 2 milioni, contro un investimento di meno di 5 milioni. Quindi voi capite bene che 2 milioni, togliendo le spese, il mutuo e dicendo, circa 1 milione possiamo fare fra mutuo e altre spese di esercizio, e insomma, ogni anno resta più 700-800 mila euro di introito netto, pulito, e fin quando c'è la possibilità di usufruirne, perché non durerà in eterno la tariffa onnicomprensiva. In altre parti d'Italia più ricche di legname l'hanno fatto, ma noi appunto gli scarti qua in Sicilia sono sicuramente una cosa da valorizzare. L'iniziativa su input dell'Enea è nata perché siamo pienamente e fortemente convinti che il settore agricolo ha bisogno di alternative alla produzione di reddito. E quando dico settore agricolo dico le imprese, le aziende agricole, non già le casse comunali. Le casse comunali può darsi che magari non ricevano e non possano e non debbano ricevere niente, ma sicuramente noi faremmo creeremmo delle imprese tali, delle situazioni tali che ai nostri agricoltori possa arrivare un di più di reddito oltre a quello che è possibile ottenere dall'esercizio dell'attività agricola. Ma noi come comune, come amministrazione, siamo interessati fondamentalmente anche alla tutela e alla salvaguardia dell'ambiente.